Le cose sulla Terra andavano benissimo, dopo che i Bakugan erano venuti a vivere con noi. Poi però improvvisamente il pianeta è stato invaso da misteriosi Mectogan, che vogliono distruggere ogni cosa. Coredegon, Slicerak, Exo Striker e Mandibor. Alla loro guida c'è il malvagio Wiseman. Hanno anche l'aiuto di una schiera di Bakugan detti i 9. Per fortuna abbiamo la nostra arma segreta, Dragonoid Distruttore, con il quale combattiamo coraggiosamente. Nessuno ci porterà via la libertà, né ora né mai. Ora cosa farà? Ti trovi in un mare di guai. Hai le spalle al muro, cerca di tenerla. Questa è la resistenza, un gioco di potenza. Posso farcela! Male. Ma posso andare più in alto! E più in alto! Oh, sì! Fantastico! Bakugan, combatti! Tutti i miei sforzi saranno ripagati. Sono pronto per un vero combattimento. Finalmente mi sento pronto a farlo. Spero che la mia maestra non si arrabbi con me, ma ritengo sia giunto il momento per il mio primo combattimento. Terra, sto arrivando. I combattenti Bakuganin, un salto verso la vittoria! Wow! E così è questa Bakugan City. È anche più incredibile di come l'avevo immaginata. È affollatissima di persone Bakugan. Non dovrebbe essere un problema trovare qualcuno da affrontare. Vediamo, chi potrei sfidare? Non c'è niente di più bello che sgobbare. Oh, forse quello, sì, sembra un duro. Ehi, amico, che si dice? E tu chi saresti? Sono il nuovo Bakugan più duro della città e sto cercando uno sfidante. E perché infastidisci me? Non vedi che sono impegnato? Togliti dai piedi, mollusco. Ehi, attento! Perché si scalda tanto? Gli ho solo proposto di combattere, niente di più. Quei due sembrano amici. Proviamo con loro. Come butta, amici! Ops, proverò più tardi. Ehi, 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 avvicinatevi e ammirate le mie mosse. Mosse? Sembra che qualcuno sia pronto a battersi. Ehi, amico, voglio mettere alla prova le tue mosse. Ti va di batterti con me? Oh, hai capito male. Come? Io parlavo dei miei passi di rap. Se vuoi lo scontro, devi andare in un'arena per combattimenti. Arene per combattimenti? Certo, è lì che si svolgono tutti i combattimenti Bakugan qui sulla Terra. Ok, fantastico, grazie della dritta! Che significa che tutte le arene sono chiuse? Mi spiace, ma è la verità. Ma perché? Non capisco. Con tutto quello che è successo con Wiseman e i 9, la gente ha pensato che sarebbe stato meglio rimandare i giochi finché non fosse tornata la calma. Uffa, ma io voglio battermi adesso! Sono pronto ora! Ma come puoi essere così egoista? O sei un pazzo? Sloggia bello! Ah! Oh, Gabian! Bel salto, eh! Oh, mamma mia! Anche se non hanno i denti, gli uccelli dovrebbero lavarsi il becco! Geronimo! La mia faccia! Non mi sto divertendo per niente! Ah! Speriamo in un atterraggio morbido! Non so che cosa sia questa roba, ma di certo è molto deliziosa. Ciao. Ciao, va tutto bene? Ho capito, hai avuto una pessima giornata. Ero venuto qui per combattere e mi sono ritrovato a rimbalzare come una pallina da ping pong. Sei stata molto gentile con me, ti ringrazio. Ma certo, questa è Bakugan City, dove tutti possono vivere in armonia. Mi spiace che l'incontro non sia stato felice. A proposito, tu come ti chiami? Giusto, mi chiamo Aerogan. Benvenuto, Aerogan, piacere di conoscerti. Sono contento di essere atterrato nel tuo bicchiere. Qual è il tuo nome, maestra?
Lascia perdere la maestra, chiamami semplicemente Runo. Ciao Runo, sono arrivato qui e ho trovato le arene chiuse. Mi trovi qualcuno con cui battermi? Non è una buona idea. Con Wiseman ancora in circolazione, un combattimento amichevole ha una distrazione che potrebbe rivelarsi fatale. Ne sei sicura? Io e i combattenti Bakugan stiamo vigilando perché tutto rimanga nella norma. Non possiamo sbagliare, potrebbe costarci caro. I combattenti, hai detto? Ma sono delle leggende e tu ne fai parte. Incredibile! Mi sono riunita a loro di recente per dare un contributo. Come combattente? In questo momento più come supporto a distanza, dato che ora non ho un compagno Bakugan solo per me con cui combattere. Aang! Vuoi dire che sei sola? Esattamente, ma non importa. Sono a tutti gli effetti un membro della squadra. A proposito di compagni, dov'è il tuo? Vi siete separati recentemente oppure vai in giro solo anche tu? In realtà, questo è uno dei motivi per cui sono venuto a Bakugan City. Sei qui per cercare un compagno? Sì, ma a quanto pare posso depennare questa voce dalla lista, no? Eh? Maestra Runo, e cioè Runo, vuoi essere la mia compagna? Ah? Tu sei una combattente senza Bakugan e io un Bakugan senza combattente. Perfetto! E poi sono stanco di allenarmi da solo. Oh! Esatto, dal momento in cui ci siamo conosciuti non ci siamo più lasciati, vero Aerogan? Ho sempre desiderato combattere, ragazzi. Che ne dite? Posso unirmi alla squadra? Vi supplico, vi supplico, vi supplico, vi supplico, vi supplico. Di certo non ti manca l'entusiasmo e questo mi piace. Puoi essere d'accordo con Maluccio quanto vuoi, Rockstar, ma per me è troppo affrettato. Mi ricorda te, Dan, eh? Che cosa intendi dire, Drago? Spiegaci come mai sei così ansioso di combattere con noi. Beh, la mia specialità è sempre stata saltare, è la cosa che so fare meglio. Perciò la mia maestra ha sempre insistito perché mi allenassi in questo. Non facevo altro, giorno dopo giorno, saltavo su e giù, dall'alba al tramonto. Però mi sono stancato di toccare le nuvole e ho cominciato a chiedermi che cosa ci fosse oltre. E così eccomi qui, pronto a mettermi alla prova in un vero combattimento. Credi davvero di essere un bravo combattente solo perché sai saltare? Non lo scoprirò mai se non ci provo, non ti pare? Non posso continuare a saltare senza motivo. È chiaro che non comprendi ancora che cosa significhi essere un combattente. Perché mi parlate come se fossi un bambino, proprio come la mia maestra? E tu, Dan, che cosa ne pensi? Hai un'opinione? Sai, Runo, penso che tu l'hai trovato e quindi non può essere che un tuo problema, scusami. Molto bene, ti ringrazio del consiglio. Hai scoperto qualcosa di interessante, Mire. Di certo le doti nel salto sono superiori alla media. Ve l'ho detto, è l'unica cosa che faccio da mattina a sera. A proposito, comincio ad avere un formicolio alle gambe, ci alleniamo? Intendi dire adesso? Sì, è l'unico modo per togliermi di dosso questo intorpidimento. Dove andiamo ad allenarci, maestra Runo? Runo? Allenarti? Non è da me venire in alta montagna per un allenamento. È tipico di Sean. Per essere uno che se n'è andato perché era stanco di allenarsi, ti stai dando parecchio da fare a Aerogan. Ho detto che volevo fare anche altro, non che non volevo più allenarmi. Sono felice di essere qui con te, anche se dovesse essere solo per oggi. Però ammetto che mi piacerebbe che non fosse così. Allora, chi ne dici? Possiamo essere compagni? Ti prego, ti prego, basta, ti prego. Basta, la puoi finire con questa storia. E comunque ho smesso di combattere tanto tempo fa ormai. Che cosa? Perché hai smesso? È molto semplice. Io e il mio compagno Bakugan Tigrerra avevamo deciso di smettere di batterci in prima linea e di assumere un ruolo più difensivo. In altre parole, hai preferito rimanere dietro le quinte. Mm-hmm. Ma basta parlare di me. Dato che siamo qui, devi iniziare ad allenarti. Perché è questo che devi fare se vuoi combattere. Va bene, allora si parte! Wow! Bene, bene, bene. Dragonite Distruttore, preparati a combattere! Presto avrete la vostra vendetta, 9! Quindi Runo non era solo addetta alle Bakusuit. Non ho mai visto quel Bakugan prima d'ora, ma se lo sta allenando sono di sicuro compagni, non lo pensi anche tu? Non saranno difficili da battere. Ehi, Balista, come mai sei così silenzioso? Ascolta, Balista, è meglio che dimentichi ciò che hai visto. Solo per adesso dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo, hai capito? Niente, mi sto solo concentrando sull'imminente combattimento.
Buon allenamento. Perché non ti riposi un po' ora? No, voglio continuare ancora. Dammi solo un attimo. Ti impegni davvero al 100% nel lavoro. Scommetto che la tua maestra sarebbe molto fiera di te se ti vedesse a Aerogan. Oh, lo credi davvero? Già. Oh, grazie. Oh. Wiseman. E così eri anche tu una combattente, Runo? Perché non mi mostri che cosa sai fare negli scontri? Non credo proprio di volerlo fare, è accaduto tanto tempo fa, ok? Ma certo che combatteremo e ti schiacceremo come un moscerino! No, aspetta! Maestra Runo, e cioè Runo, hai visto che forza e resistenza non mi mancano? Possiamo farcela! A quanto sento il tuo Bakugan è sufficientemente determinato, hm? Wiseman! Se puoi batterti, prenditela con noi! Dan, come ci avete trovati? Mira mi ha detto dove eravate. Con il suo aiuto abbiamo individuato il segnale del Bakumeter di Runo. Sono arrivato in tempo. Dan, non sono una ragazzina. Se hai intenzione di farmi la predica, puoi anche andartene. Eh? No, Runo. Non siamo venuti a farti la predica, ma a scusarci. Oh, aspetta un secondo! Beh, in tal caso accetto le scuse. Preparati a combattere, Wiseman! Con piacere, Dancuso. Bakugan! Combatti! Bakugan trasformazione! Warthog Ventus, vai! Balista Aquos, vai! Bakugan, combatti! Baku Sky Rider, salta! Fusion Dragonite Virus, vai! Baku Sky Rider, salta! Repta Chaos, vai! Carta abilità attivazione! Tempesta di cambiamento! Incredibile, è fortissimo! Attento! Ora tocca a te, professore! Carta abilità attivazione! Tentacolo dell'Alba! Carta abilità attivazione! Colpo gancio! Ah! Obiettivo agganciato! Morte! Carta abilità attivazione! Iperagilità! Oh no! Dove credi di andare? Arrenditi, i tuoi attacchi sono inutili contro un membro dei nove! La pagherai per questo, Wharton! Non preoccuparti, ce n'è anche per te! No, Drago! Sei pronto, Balista? È ora di combinarsi. Procedi pure! Fusione Bakugan! Oh, ma è pazzesco! Non perderemo, lotteremo con coraggio. Mi hai sentito, Wiseman? Drago, Reptak, è il momento di combinarvi. Sì, sì. Carta abilità fusione, attivazione, idromonsone. Drago, Reptak, resistete. Oh no, maestro Runo. Va tutto bene. Sì, possono ancora farcela a vincere. Drago, va tutto bene? Hai stato meglio! Ti devo di avere forza e resistenza, ma loro... Non comprendi ancora cosa significhi essere un combattente. Drago aveva ragione. Prima non capivo, ma ora vedo chiaramente. Carta abilità, attivazione! Che cosa? Quando si viene colpiti da idromonsone, si rimane paralizzati e per diverso tempo non si è in grado di utilizzare alcuna abilità. Durante momenti difficili come quello che stanno passando, Drago e Repta non si arrenderanno mai. Perché vogliono proteggerci. È stata dura, ma abbiamo passato momenti peggiori. Vero, Drago? Puoi scommetterci, questo era un riscaldamento. Dimostriamo a Wiseman che il legame tra Bakugan e umani non può essere mai spezzato. Sembri solo un discrotto, Dancuso. Ma cosa vuoi? Non di nuovo. Non è ancora finita!
Finalmente capisco che cosa significhi essere un combattente. Ti prego, Runo, lascia che anch'io partecipi allo scontro. Senti, Wiseman, questo round è tuo, ma non credere che ora sarà più facile per te vincere, hai capito? Sono parole grosse per un perdente. Non è una questione di orgoglio e non sono stanco degli allenamenti. Dragonite distruttore, vieni! È che finalmente ho trovato una ragione per cui combattere. Lascia che li aiuti. Bakugan, combatti! Sono certo che è quello che avrebbe voluto anche la mia maestra originale. Giusto, hai ragione. Dan, è in arrivo un po' d'aiuto dai tuoi amici. Cominciamo! Bakugan, combatti! Sei pronto a combattere, Drago? Sì, signore! Bakugan! Combatti! Diamoci dentro! Attacco in volo! Sto arrivando! Colpo gancio! Rivoluzione terrestre! Andate e colpite! Attacco! Ve l'avevo detto che i vostri attacchi erano inutili! C'è uno spirale! Carta abilità, attivazione! Fulmini sterminatori! Questo sì che è un colpo! Ottimo lavoro! Ce l'ho fatta! Li ho distrutti! Carta abilità, fusione, attivazione! Esplosione! Non può essere! Non mi batterete mai! Credevo di avervi annientato! Non abbassare la guardia, Aerogan! I nove sono estremamente malvagi e non sono facili da combattere, ricordatelo! Oh, cavoli, ora che facciamo? Cerca di stare attento, Aerogan! Non possiamo resistere molto! Oh, cavoli, ancora quel tornado! Attraversarlo è impossibile. Dovremo attaccare ancora dall'alto. Io sono troppo pesante. Non credo di farcela. Non ho mai saltato così in alto, ma devo provarci. Dragonoid distruttore ha energia per un solo attacco, perciò dovrei riuscirci da solo. Va bene. Farò il miglior salto di sempre. Aspetta, forse posso darti una mano. Andiamo allora! Io mi fermo qui. Tocca a te, ragazzo. Ci sono! Bene, allora, buona fortuna! Vai! Ce la farò. I combattenti mi hanno insegnato che cosa significhi battersi per una giusta causa. È il momento di attaccare! Credi davvero che questo misero attacco funzionerà? Assolutamente! Cannone di forza! Ora! Metticela tutta, ragazzo! Ora, Dragonoid distruttore! Ipercannone incrociato! Confesso che oggi mi avete colto di sorpresa, amici. Sì! Era il miglior salto di sempre. Grazie. E così hai trovato la vera ragione per combattere. Sì, ma l'ho già dimenticata. Stai scherzando, vero? Ti sto solo prendendo in giro. In fondo è quello che fanno due compagni, giusto? Giusto. Grazie per essere stata gentile con me. Mi sono divertito e ho imparato tanto. Ma ora è tempo di tornare a casa e completare la mia formazione. Maestra Runo. Maestra, mi spiace per essere scappato senza avvisarla. Ho imparato molto in questi giorni trascorsi sulla Terra. Ho combattuto fianco a fianco con i combattenti, insieme alla mia nuova compagna, Runo.
Runo? La conosco. Lo so che hai imparato molto trascorrendo del tempo con lei, ma ora sei tornato e devi ricominciare ad allenarti nei salti. Ora vai. Sì, maestra. Runo, anche se è passato tanto tempo da quando ci siamo separate, i nostri cuori sono ancora legati. Ovunque tu sia, auguro tanta serenità a te e agli altri combattenti Bakugan.